Ciao ragazzi, ben ritrovati. Real Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi. Veniamo da un pareggio per 0-0 dove avevamo meritato molto 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 di più, troppi errori sotto porta. Vi ripeto, ci prendiamo ancora un po' le scusanti di queste nuove meccaniche, ma comunque che lasciano il tempo che trovano, perché siamo arrivati troppe volte sotto porta e a volte tiri mancati, a volte tiri sbagliati, ma avevamo anche un Dzeko in formissima con la freccia verso l'alto. Abbiamo Jaguar Pencesi Kral come avversario, seconda divisione anche lui. Vedo un Drogba come icona e Torreira come centrocampista. Scelta interessante, Torreira, ex conoscenza della Serie A. Zaniolo Icardi sto vedendo. Andiamo prima alla nostra formazione con un Bastoni purtroppo non pervenuto, quindi dovevo far giocare Acerbi per forza. Poi faremo giocare Correa al posto di Chala, anche lui non in forma, ma invece abbiamo in cambio sia Lukaku che Onana in super forma, direi. Dumfries invece è verde normale. Vediamo il nostro avversario con Mertens Icardi. Questo è veramente tipo il Galatasaray, direi. Abbiamo Rashica, Mertens Icardi, Zaniolo della Roma, che in realtà però ha fatto il trasferimento, ma non al Galatasaray, credo. Sergio Oliveira, Torreira, c'è tutto il Galatasaray qui praticamente. Tranne Ayan e Adekugbe, una formazione molto particolare che appunto sembra ricordare il Galatasaray, un po' prendendo l'idea come l'ho avuta io di giocare solo con i giocatori dell'Inter. Scelta interessante, ma soprattutto adesso il dubbio mi viene se questo ragazzo si trova in seconda divisione con questa formazione che è decisamente inferiore alla mia, direi che è veramente veramente forte a giocare. Dobbiamo stare attenti sicuramente. Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro Purtroppo sport. ci vorrà un pochino prima, diciamo, di riabituarsi a come si mu alle movenze, no? Alle nuove movenze di questi giocatori. Ci vorrà un po' per abituarsi. Tra l'altro, Icardi, qui la sfida dell'ex. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Per un pelo non anticipiamo qui, poi Correa che si ritrova il pallone. Non so perché Barella non sia partito. È brutto questo passaggio per Lukaku. Diciamo calcolato proprio male. Dai, Gosens. Passaggio ben eseguito, buona costruzione. Lui riesce in anticipo. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uovo però. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, Ancora per un aspettare il pelo momento qui. giusto per Passaggi compiere il veramente al passo. limite. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Arriva Mertens, avanzano con una intricata rete di passaggi. Riusciamo a lavorare il pallone in qualche modo, non senza difficoltà, vi devo dire. Lautaro Martinez. Qui questo faccio in profondità me ne pento perché quello normale avrebbe funzionato, mi sa. Andare E per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. qui sa che c'era fallo però, eh. Zaniolo, ecco un'occasione di contropiede. Sergio Oliveira vede lo scatto e cerca la profondità. Palla a Lukaku. Riceve un passaggio Qui interessante. Barella quasi riesce ad andarsene via. Ottimo intervento. Mertens. Mertens. La palla che passa Rimessa per attraverso il Icardi. povero De Vrij. Supera il diretto avversario. Mamma mia, Gosens qui. Non senza qualche problema. Mamma mia, pure questo stop, ragazzi. Buono il tocco sotto, però. Barella. Non c'è stato praticamente un tiro in Non porta. era per lui, ragazzi. Non era per lui, ma era ovviamente per Lukaku che si riprende il pallone di forza. E qui tirare da lì non me la sono sentita, ragazzi, onestamente. Ho provato a passarla indietro che stava arrivando, ovviamente. Ah, qui giustamente non abbiamo Bastoni in avanti perché Bastoni non c'è. E non va in automatico Acerbi, cioè non va in automatico sostituto. Quindi proviamo con Lukaku che la mette per Lautaro. La palla che resta lì. Mamma mia, ragazzi, ancora. Possibilità di contropiede, Ancora attenzione un sul dubbio. passo. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia.
Mamma mia, lui la rischia ancora una volta. Che brutto stop. Sergio Oliveira. Zaniolo. Si destreggiano con un buon possesso di palla. C'è spazio per Addirittura Icardi che riesce a sfondare qui. Palla che sbatte su Correa che fa bene nella sua fase difensiva. Sarà contento anche lui magari di vedere comunque affrontare, diciamo, di affrontare qualcuno con una squadra, tra virgolette, originale. Qui si va a prendere il pallone Correa senza pensarci due volte. Questo tocco sotto con un pelo di ritardo, ma mamma mia, ancora lui è veramente per un pelo. Ancora per Bare che ha spazio col destro deviato e la palla addirittura smorzata che resta tra i piedi del difensore. Bellissimo questo passaggio che... No, ragazzi hanno... Credo abbiano anche... Io pensavo... Ho avuto questi problemi con il colpo sotto quando ho giocato negli eventi, quello del Giappone in particolare. Pensavo che fosse un problema dovuto a, diciamo, ai giocatori che comunque hanno un overall molto 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 basso. Quindi ci può stare questa cosa, no? Ma in realtà adesso sto vedendo che non è un problema di, non è un problema di overall, quanto hanno proprio cambiato la meccanica. Adesso il pallonetto è un po' meno pallonetto. E qui mi sa che Lukaku scappa per... No, ragazzi, io non ho parole. Ancora non è finita? La mettiamo dentro, finalmente. Avevo passato al lato, ma ancora una volta, ragazzi. Guardate, sembra che rallenti per calciare. Lui era stato bravo a prendere il portiere e a, diciamo, guidarlo. Ma... Meritavamo di segnare. Poi abbiamo fatto un grande anticipo qui, in questo caso, con... Veramente un grande anticipo. L'Inter mette a segno il primo gol della gara, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e Qui come cambierà ormai il Lautaro corso era della in fuorigioco, partita. quindi forse anche meglio che l'abbia presa lui alla fine. Icardi, Zaniolo, spattano ancora Broso sul che si pallone. prende il pallone e va da Lautaro, ma non funziona più, non Passaggio funziona più la difficile, cosa dell'alzare il pallone, mi sa. qualche idea più brillante. Brutto Broso. regalo qui. Prova a darla profonda nello spazio. Occasione d'oro. Palla che non esce neanche. E spazia via la palla. E poi finisce il primo Stanno entrambi tempo. tornando tutti a prendere un Qui peccato. lui alla fine stava per creare una buona azione. Vi ripeto, il gioco è Lautaro. diverso. Sostenuto. Ragazzi, c'è poco da Un'azione di dire, c'è Insigne che poco da rimbalza pensare. Il gioco è Icardi. diverso. I giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per Il difendere il gioco è vantaggio. decisamente diverso. Ha proprio un feeling Funziona diverso, completamente ma... l'azione, risultato in bilico e credo che il secondo tempo sia E se pronto devo per dire che all'inizio iniziare. mi sembrava leggermente più lento, adesso invece sto avendo la sensazione opposta, mi sembra più veloce, seppur con qualche difetto in più dei giocatori per quanto riguarda i Sergio Oliveira con controlli un e tutto, però. solo gol di differenza sta decidendo il match. Provato addirittura la finta con Una Lautaro. sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Beh, questo è un E lui la passaggio capisce importante al per volo, mettersi questo in bravo, avanti. anticipare. Riceve la palla, vede lo scatto e cerca la profondità. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava, mancava proprio lo Qui per un spazio. pelo non la rubiamo, poi
Lautaro che vede, cioè Lukaku che vede Lautaro, io a questo punto ci provo col sinistro, ma lui non mi fa calciare e fa giustamente bene. Sergio Oliveira. Riceve in ottima posizione. No, ragazzi, no. Onana miracoloso e poi Mertens a porta vuota che sbaglia. Qui un po' quel bug che si è sempre avuto, però in forma diversa con Skriniar che non riesce a controllare il pallone come si deve. Qui regaliamo un'occasione veramente nettissima per lui. Dumfries. Errore qui, pallone sprecato. Palla a Correa. Prova a servire Lukaku che poi appoggia a Lautaro che calcia, ma sembra che abbia messo il Attenzione piede qui lui contropiede. giusto in tempo. Arriva Mertens. Brozovic prevale, recupera palla. Mertens. Ancora Mertens che prova a essere pericoloso. Qui il tocco sotto però non è Sergio Oliveira. E dei migliori. trova il compagno. Rubare pallone A per sto punto, Skriniar, ragazzi, palla in spaziamo, mezzo. evitiamo problemi. Vediamo Mertens se risolve riusciamo in qualche modo a ottenere il l'incrocio. pallone. Lautaro Martinez. Lanciato Sembra Lukaku. nello spazio. Occhio può andare. Ci è arrivato in Lukaku. maniera incredibile il Sembra una portiere qui. palla. Perché a questo punto il tocco Pressione sotto non dell'Inter possiamo sul farlo. pallone Quindi, cioè, il arriva pallonetto non dall'esterno. viene come dovrebbe. Quindi io non so onestamente come. Quando esce il portiere, come si fa? Fallo Icardi. Icardi ha spazio per provare il tiro. su Icardi, Indica la posizione secondo giusta. l'arbitro. Il direttore di gara è stato Clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Ha un'ottima visuale dello specchio della porta. Devono approfittarne, Fabio. Possono calciare da una posizione molto favorevole. E qui lui aveva indovinato una punizione Ha praticamente intuito perfetta, ma perfettamente la traiettoria della io ho palla. spostato il Arriva portiere alla Mertens. fine, faccio sempre finta di non farlo, ovviamente Dumfries. per ingannare il nostro avversario, ma Ferma niente, lui l'azione. non è cascato Sanchez. non c'è cascato nel 1-2, però Barella qui si recupera, si prende il pallone. Prova una partita in velocità. Vediamo se può capitalizzare. Correa sceglie di andare per vie verticali. Ancora un regalo con la palla per Gosens che ha tutto per mettere un bel cross. Il portiere Lukaku! E Mertens la palla che, prova mamma ad mia, innalzare la palla vaga verso a la sua buona posizione. centimetri Bravo l'esterno. dalla linea di porta. A centimetri. Lui in pausa. A sto punto anch'io perché direi che abbiamo più di qualcuno stanco. Mkhitaryan è pronto a fare il suo ingresso. Per il resto direi che siamo a posto così. Lukaku in full forma, grazie alla freccia verde, vediamo che sta andando decisamente meglio. Andiamo a sbirciare che cosa sta cambiando lui. Adesso per renderci conto. Gomis a sinistra mi sa che lo sostituirà. Io non so effettivamente quanto senso abbia mettere quei difensori tutti attaccati al portiere. È un'usanza che non mi è nuova, nel senso l'ho vista fare altre volte. Ma se vi devo dire che ne ho capito l'utilità, no. Cioè, teoricamente dovrebbe stimolare una difesa più bassa, ma non è così in realtà che penso funzioni il gioco. Attenzione qui, la palla per Mkhitaryan appena entrato, funziona una tattica Dzeko ragazzi ed è 2-0 al 70esimo, un gol che ci fa stare decisamente più tranquilli, non è chiusa la partita ma decisamente siamo più tranquilli adesso. La mossa giusta al momento giusto. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo la mette dentro. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione Ancora non ha avuto proprio l'effetto positivo che per sperava. Lukaku che prova di forza a 2 a sfondare. 0 dunque. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Ci prova Ma ancora il con Brozovic. nostro Skriniar segue. Ha cercato Il la nostro direi chiusura, ancora per ma poco, a non quanto sono pare. arrivati in porta. E alla fine è solo questo il risultato. Calci di punizione.
Gosens che non riesce, cioè viene praticamente fermato, l'arbitro dice falosamente, per me non ha proprio senso questo fallo, cioè non è fallo. Ma vi ripeto, loro dicono di aver migliorato, a me per adesso sembra di aver fatto un passo indietro, devo essere onesto, almeno da questo punto di vista non ho visto il miglioramento. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio riuscito. Traversone di Mkhitaryan. Mamma mia. Contropiede lui con Demir. Arriva Mertens. Provato l'1-2 anche lui, ma sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Lanciato Mkhitaryan per Lukaku, che non riesce a tirare in alcun modo, purtroppo, ragazzi. Dobbiamo ancora aggiustarci in questi passaggi finali, perché il gioco è cambiato, ragazzi. Quindi dobbiamo risettarci un po', come rimparare a giocare, no? Come se fosse un gioco nuovo. Qui, attenzione, lì ha fatto una bella azione, però. Qui è fallo, ma sarà visto. Beh, qui gli è andata bene, poteva essere punito con il cartellino. Lì stavolta anticipa molto bene, io mi sono fatto un po' fregare stupidamente. Ci conviene spazzare nel caos, ragazzi, non sappiamo come possono agire i giocatori in questi casi con gli stop e così via, quindi. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Icardi. Che si allunga il pallone, ma ancora con questi lanci lunghi che a quanto pare non funzionano più, dobbiamo un attimo farcene una ragione. Mamma mia, la parata, no, qui gli avevamo chiuso proprio ogni finestra. Abbiamo difeso decisamente bene, ragazzi. Lanciato qui Mkhitaryan, ancora come una spina nel fianco. Per Barella, l'arbitro dice che è finita. È 2-0, ragazzi, meritata, eravamo superiori, ma in questo caso devo dire anche per organico, si sentiva la differenza di organico, e anche con Lukaku ovviamente verde, lo sapete, veramente avere una marcia in più quando è in ottima forma. Quindi ragazzi, è tutto per oggi, io vi ringrazio per aver guardato, lasciate un mi piace ovviamente se vi piace questo contenuto, se vi piace vedere questo tipo di partite con l'Inter originale, ancora grazie per aver guardato e ci vediamo alla prossima.